È un peccato perché già diverse edicole hanno chiuso i battenti e alcune le abbiamo rimosse perché stavano in situazione, stavano collocate in posizioni non idonee. Quindi io lancio un appello, tra l'altro che l'edicola lavora molto bene, c'è un buon fatturato, è una posizione strategica, quindi è un'edicola dal punto di vista funzionale ai massimi livelli, quindi speriamo che qualcuno lanci un appello, qualcuno possa diciamo, subentrare al titolare e così con l'edicola non perdiamo un'altra edicola importante della città, soprattutto in una zona dove non ce ne sono. Quindi colgo l'occasione per invitare chi può essere interessato a prendere in esame la possibilità di poter subentrare a quell'edicola, acquistarla e subentrare. Sarebbe appunto perdere quasi un'istituzione storica, insomma, per la città. Ma quando si perde un'edicola non è una cosa, quando si chiude un'edicola non è una cosa bella, purtroppo i tempi sono cambiati, però ecco, ci sono edicole che lavorano bene, sono collegate in posizione particolare della città e quella è una di quelle. Quindi speriamo veramente che si possa arrivare a una conclusione positiva, che qualcuno possa subentrare e continuare a vedere quell'edicola in piena attività.